Ci spostiamo a Mottola perché l'appuntamento con le serenate ha inaugurato la 17ª edizione del Festival Internazionale della Chitarra. Questa sera, intanto, nell'atrio del Palazzo Comunale, di scena Tango e Friends. 5 postazioni, 10 gruppi musicali, soltanto per iniziare, perché con serenate l'appuntamento giunto alla 10ª edizione si apre il Festival Internazionale della Chitarra che va avanti fino al 12 luglio. Sì, va avanti alla grande con questo progetto nato 10 anni fa, quello di Serenate, dove Mottola, il centro storico, diventa un palcoscenico ideale per la chitarra. La chitarra, ci sono 5 postazioni, 10 gruppi, oltre 40 musicisti, cioè di tutto, qualsiasi genere, quindi la gente arriva veramente con un grande entusiasmo, si legge il programma e segue tappa per tappa le postazioni. Da seguire poi gli altri appuntamenti, quello di domenica con il tango e quello conclusivo con Amanda Sandrelli, solo per citarne un paio. Sì, domenica sera c'è il tango, abbiamo il tango argentino con Daniel Binelli che è l'erede di Astor Piazzolla, che suona il bandoneon, poi ci sono Edoardo Isaac, c'è anche una bravissima cantante Aida Albert e la coppia di ballerini, quindi davvero uno spettacolo da non perdere. Poi domenica sera c'è Alfonsina El Mar con Amanda Sandrelli con bandoneon e chitarra. In giro per le postazioni nel centro storico Schiavonia di Mottola, oltre al direttore artistico del festival, il maestro Michele Libraro, sabato sera c'erano anche il sindaco Giovanni Quero e l'assessore alla cultura Giuseppe Carucci. È un appuntamento ormai consolidato, radicato, non solo appartiene alla storia della comunità di Mottola, ma appartiene ormai alla storia, credo, della regione Puglia. Un evento che è seguito, peraltro un evento di qualità, grazie alla mano esperta del direttore artistico Michele Libraro, che sceglie ogni anno questi gruppi che si esibiscono nel centro storico. Con le serenate, assessore, si crea un'atmosfera magica qui nel centro storico di Mottola e il tempo, per fortuna, è stato dalla vostra parte. Sì, davvero un'atmosfera magica, questa è la manifestazione che apre un po' il Festival Internazionale della Chitarra, una manifestazione un po' nel cuore della gente, forse quella più sentita, e in effetti il tempo c'è stato di notevole aiuto perché negli ultimi giorni, insomma, abbiamo avuto qualche preoccupazione.